Benvenuti cari amici appostatacci, siamo qua in compagnia di Kezia, benvenuta Kezia. E parleremo insomma un po' della sua esperienza all'interno dei Testimoni di Geova e parleremo anche, come al solito, avendo una donna che è stata lì dentro. Mi piacerebbe parlare anche un po' degli aspetti che caratterizzano, insomma, l'universo femminile dentro quella realtà religiosa. E io conosco Kezia un po' così da qualche mese, non è che abbiamo parlato tantissimo, però bene o male qualcosa mi ricordo. E niente, io ti volevo chiedere. Come faccio al mio solito, insomma, la prima domanda, siccome so che tu ci sei nata e cresciuta dentro quel contesto, io ti vorrei chiedere, come hai vissuto la tua infanzia dentro una famiglia Testimoni di Geova e poi successivamente cosa ti ha spinto a fare il battesimo, a battezzarti? Allora, io sono cresciuta, ciao a tutti, in maniera molto diversa dagli altri bambini, anche perché considera che quelle cose abbastanza banali per noi adulti, per un bambino, secondo me sono molto importanti per integrarlo insieme agli altri coetanei, nel senso no compleanno, no Natale, no Pasqua, se vieni invitato non vai. E in più io sono anche cresciuta in una congregazione di montagna dove erano tutti figli maschi e quindi tanto Sì. più. L'infanzia di un bambino testimone di Geova, devo dire, per me è stata molto grigia. Nel senso che forse se mi arruolavo all'esercito era meglio. Perché comunque tu devi, almeno così erano i bambini degli anni 90, adesso si sono un po' allargati, sono un attimo aperti. Devi Sì. stare fermo durante le adunanze, devi essere vestito con quelle robe orribili, quelle gonne. Se sei una bomboniera, una piccola bomboniera, composta, educata, parolacce no, e poi mia madre era molto violenta anche in sala, nel senso che se tu ti muovevi o facevi qualcosa, sbam, sberla, ferma, immobile. Addirittura in sala nella sala del Anche in sala regno. aveva questi anelli giganti, mia madre era molto grande e quindi si doveva. E non gli dicevano niente quelli gli anziani di A dire il congregazione. vero, no, più che altro aveva molta ammirazione perché comunque eravamo in tre. Considera, io ero la più piccina. Mia sorella è dell'85, mio fratello dell'87, mia sorella ha anche un handicap non indifferente, sordomuta, quindi era molto ammirata. Considera che le postazioni erano queste: mio fratello, mia madre, io in mezzo, mio padre, mia sorella. Quindi eravamo proprio centrati, fermi immobili, appunti, no colorare, no questo, no quello. Così era negli anni 90. Poi crescendo ho visto che le cose si sono un po' più, anche pipì o robe del genere, non potevi andare in bagno durante la sessione. Ne considera un bambino, tre adunanze all'epoca c'erano. Tre, sì, è vero, me l'avevano detto che c'erano tre C'era lo adunanze. studio biblico, poi c'era quella del giovedì, noi avevamo quella del giovedì, e poi c'era quella della domenica. Devastante. Devastante, immagino. Abbastanza. E poi il giorno dopo andavi a scuola, quindi considera che io in un periodo ho anche visto altre realtà di altre religioni. Una cosa che ho ammirato dalle altre religioni è stata che tu da adulto facevi la trattazione, facevi il culto, ma i bambini, uno di loro, faceva tipo a rotazione, Sì. avevano tipo una sala di intrattenimento dove giocavano, coloravano, sì, vabbè, cose anche collegate a Dio, no? Però alla fine facevano le cose da bambini. Sì. Tu considera un bimbo piccolo, non so se tu hai presente il libro rosso, Rivelazione. Rivelazione ce l'ho di là. Mamma, cioè, pensa a un bambino con tutte quelle immagini là della meretrice col calice sopra una Sì. bestia piena di teste, e
Io ero anche rimasta sconvolta da uno dei quattro cavalieri, quello della morte, quello verde. Ah, Cioè, per un sì. bambino sono cose Sì, abbastanza sì. Poi traumatiche, secondo me. c'era anche l'altro libro, quello della creazione, non vuole dire una stupidaggine, quello dove c'è dove c'è Re Davide cioè l'immagine di Caino Abele, Ah sì, che sì. Tiene e poi c'è un'altra immagine forse del Re Davide, non il vuole dire, bambino che storto tiene il bambino, che esatto. ma Quello che una libro era? era i racconti biblici. Cioè, Conti biblici, anche quello lì. dedicato ai bambini con una roba Sì. semplice, sì, però parliamo anche del libro sempre rosso che parlava alla ricerca di Dio, mi sembra si chiamava. Praticamente c'era una delle primissime pagine che parlava della religione Maya, quindi vedevi queste scale piene di sangue del tempio e sto cadavere color verde e loro che tenevano il cuore, cioè. Impressionante, cioè. O l'opuscolo sui morti, anche Sì. quello è impressionante per un bambino, lo vedi di sta vecchia che vede lo spirito con sta faccia. Poi Sì. voglio vedere te che vai a dormire. Altro che It. No, quello era. Poi è cambiato un pochettino nel corso degli anni, no? Non sono più diventati così espliciti da quello che vedo nelle ultime pubblicazioni. Ma vedo anche che i bambini possono andare vestiti normali al momento anche. Sì, si sono Poi secolarizzati un po' di più. sì, poi considera che io ero la figlia dell'anziano che all'epoca si chiamava l'anziano che presiedeva. Ok, l'anziano che si. E considera anche il fatto che mio padre è meridionale, ma non meridionale di oggi, meridionale del Medioevo, quindi Sì. molto attaccati alle regole, molto precisi, anche perché sia mai che la figlia di abbia fatto questo o quello. Infatti c'erano anche delle sorelle anziane parecchio antipatiche che facevano anche la spia. Diceva, ah no, ma lo sai che lei correva con l'altro bambino su e giù per la rampa? A casa facciamo i conti, cioè no! Bruttissime giubbotte. Ma vabbè, dai. Un po' anche adesso quando andavo ai congressi, che ora li chiamano congressi, quando andavo alle assemblee, vedevo proprio il reparto. Dove c'erano tutte le mamme, i genitori, quei figli, no? E c'erano proprio, cioè, io guardavo sti ragazzini che ero ancora testimone di Geova, io ovviamente, però per loro dicevo, ma poveracci, ma che, Sì, cioè, cosa lasciateli potranno qui. mai capire di ste cose qua, ma cosa gliene frega a questa età? Cioè, e Sì. lo pensavo da testimone di Geova, figuriamoci ora che cosa ne posso pensare. Ma anche se correvi c'era l'usciere, quindi non è che Sì, potevi tanto. Ma anche sì, diciamo sì. i matrimoni c'è proprio chi presiede, chi controlla, no? Se è bevuto troppo, di maniera che non si perda mai. E capitano situazioni strane. E quindi alla fine hai visto tutte queste cose che non ti sono piaciute, i libri, queste restrizioni, questa disciplina, diciamo così. Violenta, diciamo, che qua vorrei fare un attimo una parentesi, perché la dottrina, diciamo, non è che incentiva, no? Le manate, gli schiaffoni, anche se in certi casi mi viene da dire che è un po' ambigua, soprattutto una volta, no? Perché io mi ricordo che si faceva riferimento a una scrittura che diceva che bisogna, Sì, il figlio va ripreso con la verga della giustizia, quindi voglio dire, forse nella mente di alcuni testimoni di Geova più radicalizzati, questa cosa potrebbe in un certo senso dare, o magari uno ce l'ha già di indole, però con quella scrittura, sai, no, sei più libero. facciamo sì, probabilmente c'è anche quell'aspetto lì, no? Anch'io credo questo. Guarda, mio marito è cresciuto in quella religione, ma
Da canto suo continua a dirmi che la sua esperienza è stata diversa, che la mia è una su un milione. Però Ma dopo che sono uscita, io da parlando con attivista i la vedo fuori, diversa. hai capito? Parlando con i fuoriusciti, ne ho sentito di storie che secondo me se mi guardavo allo specchio era quasi uguale. Cioè, alla fine della fiera, diciamo che il figlio testimone di Geova, purtroppo, quando esce, se esce, puoi anche trovarlo a prostituirsi a momenti. Ma sai Sì. perché? Perché è represso. Cioè, o lui praticamente si trova in una situazione dove quei percorsi di vita normali, quei step, li salta tutti. È un soldato, non è un bambino. Ma anche i video nuovi, cioè quello del bambino, che male ti fa, che gioca con un giocattolo, arriva la mamma, ma lo sai a chi piace la magia, Satana? Cioè, non puoi far vedere questa rabbia a un bambino. Terrificante quel Dai, passaggio lì. A buttiamo via il giocattolo. Oppure sta chi lì un piace altro la troia. magia, Geova? O a Oh, Satana? Satana! E poi lo fa con quella roba demoniaca, prendo paura C'ha questi anch'io. occhi sgranati da Inquietante. manipolatrice proprio, Sì. sai? A chi piace? Oh, Signore Gesù! Vabbè. Allora, io il percorso l'ho fatto obbligata. I dubbi c'erano, senso di vuoto c'è sempre stato. Le domande che loro ti rispondono attraverso gli opuscoletti, che scopo ha la tua vita, nessuno è riuscito mai a rispondermene. Però poi mi sono trovata nell'arco di 16 anni, quando iniziavo ad avere le forme di una donna. E sì, mio padre e mia madre erano parecchio preoccupati che la combinassi o che facessi qualcosa di strano. Quindi considera che sono cresciuta anche in una famiglia dove il Tampax ti toglie la verginità. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. E alla fine mi hanno detto: guarda, se tu entro 16 o 18 anni ti battezzi, noi ti buttiamo fuori di casa. Ne considera anche il fatto che io non uscivo di casa, vivevo in un paese di montagna. Eravamo 50 proclamatori in quella congregazione. Dove andavo? Cosa facevo? Un lavoro a 16 anni, non è che ce l'hai, c'è la scuola. Alla fine me la sono messa via, ho detto: guarda, i miei dubbi sono miei. Mi ricordo che un giorno parlai proprio col cuore in mano un anziano e mi ricordo che gli ho fatto anche particolare tenerezza, in lacrime sono andata proprio a trovarlo con suo amore e ho detto: io qua non ci voglio stare, perché loro proprio mi avevano chiesto un appuntamento perché mi vedevano che stavo male in sala, che piangevo, che soffrivo, che ero molto spaesata. E lo so che l'hanno fatto col cuore, quindi non li condanno per questo, perché all'interno ci sono persone che ci credono. A quello che, ma ci credono sul serio, sono vittime e carnefici allo stesso tempo. Sono persone tossiche senza neanche saperlo, secondo me. Sì, Ecco, infatti. mi dissero: tu non preghi abbastanza, non hai una relazione profonda con Dio, ma vedrai che questa è la verità, vedrai che. E hanno giocato anche la carta dei cari, no? Di una persona cara che mi era appena morta. Guarda che se tu vai avanti potrai rivederla. E allora, ok, lo faccio per questa persona. Quindi diciamo è stata una convinzione emotiva, non Sì, razionale. molto, molto. Anche la Ma questione. neanche spirituale, ecco, proprio una dimensione emotiva. Io comunque continuerò a credere che comunque c'è qualcosa, ma perché? Perché quando cresci lì dentro, proprio ti entrano in testa. Quindi sei più che convinto che ci sia qualcosa dopo, qualcosa, una spiegazione. Comunque ti sentivi sbagliata se tu Mamma mia, sempre. dicevi qualcosa o Uff. mostravi una domanda, Sì. cioè ti sentivi sbagliata, c'è un fortissimo senso di colpa che Sì. porta poi a battezzarsi. Sì. Cioè, forse ti posso dire la prima cosa, è la prima volta che lo dico sul mio canale,
Il battesimo può essere il riscatto del senso di colpa? Te lo chiedo a te che sei passata di lì. Può essere una sorta di dire, cioè, ho dei dubbi, però col battesimo questi dubbi in un certo senso mi riscatto verso Dio, intendo, eh? Cioè Sì, che ti fanno pesare sta cosa qua del senso di colpa. a parte che comunque io ho sempre avuto, ora non più, però ho sempre avuto paura della morte. Quindi il concetto che loro mi dicevano, se tu muori, hai un funerale laico, hai paura, no? Perché non sai che fine farai dopo. Sì. Sai che loro credono che dopo la morte non c'è niente, però ci dovrebbe essere anche una risoluzione, un qualcosa. E quindi sei proprio cancellato completamente dalla memoria di Dio. E allora lì, oddio, ma perché? Così fanno anche nella Chiesa Cattolica che battezzano i bambini piccini. Però lì forse è meglio se non peggio. Cioè, è una scelta tua, ma se nasci e cresci là. No, non esattamente. Io mi ricordo una volta in un'assemblea hanno intervistato una coppia e questa coppia ha diversi figli, diciamo, e un figlio ha avuto il coraggio di uscire prima ancora di battezzarsi. E lei disse sul podio una cosa che guardai mio marito tipo, ma come? Cioè, e lui dice, sai com'è, lascia perdere. È il figlio che abbiamo più seguito, con queste lacrime, ha scelto di abbandonare Geova. Cioè, vabbè, ma è un bravo ragazzo, non si droga, non è in carcere, non fa niente di male. Cioè, è proprio, cioè, è una struttura di persone psicopatiche a un certo punto, ma non lo sanno di esserlo. A me spiace parlare così del mio popolo, perché comunque io sono nata e cresciuta là, è la mia gente. Ma Certo. Ma guarda, sì. anch'io, anche se non ci sono cresciuto, io lo dico spesso nei miei video, gli continuo a voler bene. Cioè, possono, magari dall'esterno può sembrare che io abbia il dente avvelenato per qualcosa, ma io alla fine, diciamo, lotto per togliere l'ostracismo, che è un abominio sociale che crea Sì. dei disastri. Cioè, io se togliessero l'ostracismo e le restrizioni sul sangue, io sto canale qua lo utilizzerei per fare altre cose, non più per criticare quella religione lì. E quindi anch'io mi rispecchio in quello che dici, cioè continuo a vederli come persone che, cioè, a me non mi hanno fatto nulla, anzi, è tutto un derivato dalla dottrina che loro rispettano pedissequamente, non sapendo che generano tanto dolore, tanta frustrazione. È che quando sei dentro non ti aspetti mai che ti capiterà anche a te di uscirne. È vero, è È vero, come essere dei zombie, cioè tu sei sì. uno zombie che cammina, ma quando inizi ad aprire gli occhi ti rendi conto che quello che ti stanno raccontando sono un mucchio di, scusa il termine, STAte, Sì. alla fine tu esci, ma esci sapendo che fai il giusto per te. Per rinascere, ma ti rendi conto anche di dover chiudere per forza con determinate persone. Io mi ricordo, ogni tanto sento Adriana Paratore, guardo anche i suoi video e tutto, e mi ricordo che in un video lei si mise a leggere i vari messaggi di saluto. Guarda, se vuoi te ne prendo uno, Sì. sono uguali, uguali. Tipo di una che è anche uscita, vediamo se lo trovo. Anzi, faccio un saluto a Adriana se dovesse guardare il Cara. video. Vediamo se lo trovo. Ecco, sta qua, mi dice: ora che mi sono fatta questo bel pianto, rivivendo un po' le mie scelte passate, perché anche lei è uscita, poi è rientrata.
ti dico che fuori troverai sicuramente brave persone. Nel mondo non sono tutti mostri, anzi, alle volte più simpatici che in congregazione. Sicuramente, vabbè, ma senza una speranza, senza risposte per il futuro. E tu a chi ti indirizzerai? Certo, l'organizzazione di Geova non è fatta di uomini perfetti, ma questa è quella che ci porterà nel nuovo mondo. Fuori c'è deserto spirituale. Ora sei arrabbiata, ma con il tempo te ne accorgerai. In quel momento non attendere un minuto e torna a Geova. Butta via l'orgoglio e pensieri negativi. Fai i passi con umiltà per rientrare. Ti aspetto presto, ti voglio bene. È un linguaggio totalmente manipolatorio questo qua. Sì, metti da parte l'orgoglio. Sei una persona orgogliosa, sei arrabbiata. Cioè, l'abbiamo trattato spesso sul mio canale, è gaslighting puro sangue al 100%. Sei Sì, e solo poi tu che hai problemi e sì. le soluzioni te le danno loro. Boom, te le portano. Sì, poi io non volevo questo per te, non era quel tipo quando che ti dicevo prima che sono stata messa alle spalle contro il muro, è perché mio marito percepiva che in me c'era qualcosa che non andava e quando tu ti svegli da questo incubo, a chi vuoi bene? Cioè, sei portato a dire, guarda, quella medicina ti fa ingrassare, guarda, quella cosa non ti fa bene, cioè, ti viene da fare propaganda, no, di sta roba. E lui vedeva che nei miei dialoghi c'era qualcosa di diverso. Ah, no, guarda, ho studiato questa cosa qui, ma anche questa cosa qui parla della Bibbia, ma in un'altra maniera. Oh, no, guarda, ho parlato col pastore di quella chiesa, ma questo versetto qua. È chiaro che sia la Trinità, se che loro non credono nella Trinità, ma sono tre persone differenti. Cioè, c'erano anche dei passi dove dicevano che quando Gesù dice, eccomi, sono qui, che vogliono arrestarlo, loro cadono indietro. Secondo i testimoni di Geova è per lo stupore. Tu, cioè, non puoi dirmi che è lo stupore. Dai. Oddio, sono che zacca, dice, no. C'è qualcosa che è collegato per forza alla Trinità. Quindi io ho preso, ho fatto ricerche e mio marito ne ha parlato con la mia presunta migliore amica. Lei subito, vai, parlare immediatamente da quell'anziano. Loro, magna magna, lì alle spalle, alla fine me li sono trovati a casa. Non vedevo, sembrava che non vedessero l'ora. Tipo la diversa, finalmente la facciamo fuori da rompiscatole, quella che fa mille domande. Quindi ci è voluto proprio un attimo per attivare un comitato giudiziario. E la cosa è stata che io non è che come vogliono loro, la donna stia zitta, stia al suo posto, come viene detto in Corinti, no? Io no, aspetta, guarda, ho trovato questo, ho trovato quello, ho saputo di questo, ho saputo di quello, eh? Lì no, non era l'atteggiamento giusto, lì devi stare buono, Fammi zitto. indovinare, hanno evitato di rispondere a certe Beh, cose. certo che sì. Hanno detto sono cose da apposta, dove hai trovato queste informazioni, con chi hai parlato. Certo che sì, però il mio percorso con gli apostati non era ancora iniziato. Io No, l'ho ok. iniziato già da apostata, cioè ero già Neanche, fuori. guarda, a me l'hanno detto anche a me questa cosa qua e io non avevo mai guardato nulla di apostati, era tutta la mia ricerca. Esatto, bravo. È Erano due giusto che fogli sia di così. ricerche che avevo fatto su internet, ma consultando Google, consultando le enciclopedie e analisi mie su delle scritture che palesemente, come il sangue, non c'è nessun contesto per il quale uno non può trasfondersi proprio sangue, no? E allora gli dicevo, qual è la scrittura per non potersi trasfondere proprio sangue? Cioè. E allora da lì, no, ma dove le hai lette queste cose? Con chi hai parlato? Gli ho detto, sono ricerche mie. Una risposta, me la volete fare sto studio visto che me l'avete proposto voi? Invece risposte non ne sono arrivate. Io avevo fatto un ragionamento sul sangue in base a una scrittura del Vecchio Testamento. Praticamente diceva che quando tu uccidevi l'animale dovevi metterlo a testa in giù e fargli uscire il sangue e farlo cadere al suolo, così ritornava a Geova.
Alla fine della fiera era questione di igiene, cioè loro non avevano l'acqua potabile, il bagno come noi, non avevano i servizi che abbiamo noi adesso. Era questione di, guarda, che se tu mangi il sangue dell'animale che è impuro, ti viene la sanguinella, stai attento, figlio mio, cioè quella era la legge. Quando ho fatto questo ragionamento, un fratello rifà, ma tua moglie la fai parlare? Ma dai. Sì, tipo stai zitta. No, ti prego, fatti gli affari tuoi, cioè, stai al tuo posto. Robe così. Incredibile. Quindi diciamo, vabbè, ti vuoi fare una domanda? Ecco, cioè, quante frasi sessiste, maschiliste? Diciamo, non vorrei dire medioevali, ma non vorrei offendere il medioevo. Si Forse era deve più sentire una culturale. donna lì dentro. Cioè, quante cose t'hanno urtato? Quante cose per non manifestare la tua femminilità? Cioè, dimmi Allora, un po'. io ti dico, non mi reputo una donna molto intelligente, però rispetto a certi uomini, diciamo di sì. Perché sarebbe carenza di umiltà dire che sono una persona wow. Vabbè, dai, te lo La dico io, cosa che non. sei una persona intelligente, te lo dico io. No, guarda, una cosa che mi ha sempre tormentato, io tra i vari vizi che mi sono venuti all'interno, perché comunque dovevo compensare questo senso di vuoto, è stato shopping compulsivo. Io amo i vestiti in una maniera allucinante e sei molto però, diciamo, con le mani legate, cioè non puoi prenderti quella minigonna perché no, non va bene, non puoi prenderti quella maglietta perché è scollata, non puoi fare così, fare colì. Quindi anche un tacco troppo, cioè hai la tua divisa da testimone di Geova. È una cosa, guarda, ti voglio raccontare di un'esperienza. Io ero andata a far shopping con una sorella molto magra, talmente magra che sembrava la morosa di Braccio di Ferro, Olivia. Quindi entrambe eravamo in questo gruppo di lingua dei segni. Dovevamo tradurre questa parte, io ero quella principale, quindi copri il capo, e lei doveva fare le domande, le risposte, scusami, dell'uditorio. Fatto sta che ho visto un po' di movimento. Ma non capivo che perché gli anziani si erano alzati e se ne erano andati in saletta per sono ritornati. Dopo la adunanza, la preghiera e tutto, mi chiamano in parte e mi dicono: guarda, dovremmo farti presente che il tuo abbigliamento, ed era un semplice tubino smanicato, vestito lungo fino al ginocchio, fino a dopo il ginocchio. Stesso vestito che aveva questa sorella, perché avevamo preso insieme, l'aveva preso verde, io l'avevo preso nero. Guarda, il tuo abbigliamento è troppo succinto, è troppo stretto, non va bene. Ma come? C'era anche questa sorella. Ma lei che cosa vuoi? Non ha le curve femminili. Quindi rientriamo sempre nel body Era shaming al contrario, cioè se un sei argomento bella c'è un sessuale, sì. problema. Ero un oggetto sessuale per certi, evidentemente, non andavo bene. Più tante volte, no, guarda, la lunghezza della gonna non va bene, oppure per forza il foulard che dovevi tenere nella borsetta, se per caso quella gonna da seduta era un po' più lunga. Tutte quelle cose che banali, poi cioè, ti dico, io sono stata tanto nell'occhio di Sauron proprio per il mio aspetto fisico e per il mio aspetto molto sgargiante. Con le tre sorelle invece ti andava benissimo così vestirsi da vecchia. Boh. Cioè, io ero sempre stata lo struzzo in mezzo a pecore, anzi, tanti lupi travestiti da pecore. Poi tante cose, mi ricordo che io avendo la sorella sordomuta, magari ero un po' più avanti nella lingua dei segni, ma non perché ero più brava,
la esercitavo anche a casa, quindi come la figlia madrelingua. Sai Certo. l'inglese perché la mamma è canadese, cioè. Alla fine loro preferivano mandare i fratelli da fuori perché no, sai com'è, il discorso pubblico forse è il caso che. Però mi hanno fatto anche tradurre una commemorazione con le loro regole, buona zitta Mosca, cioè devi stare molto con le orecchie basse come sorella. Poi se avessi anche lo spirito di una persona che vuole, tra parentesi, far carriera lì dentro come donna, hai già le ali tarpate di brutto, non puoi. Non Puoi si solo può, fare la pioniera, no. no. Puoi fare la first lady volendo. Sì. Perché ci sono, non so se è capitato anche a te, ho vissuto tre congregazioni. In tutte e tre le congregazioni c'era quel soggetto, moglie di anziano, che sapeva tutto. Sì, Cioè, tipo, se diciamo tu che non mi racconti, non te la do stasera, e quindi, hai è un capito? problema comune a forse quasi tutte le congregazioni, sto qua. Sì, c'è sempre l'anzianessa, quella, ma anche mia madre era una di quelle comunque. Infatti, mia madre può e poteva fare quello che voleva in casa, io e mia sorella, perché dovevamo guidare. Sì. Io ho fatto la patente tardissimo, a 21 anni, perché secondo mio padre, non... perché? Perché devi lavorare, ti manterrà l'uomo che troverai. Risultati, ora ho due lavori, non ho. Sei andata proprio all'opposto. Ah, no, guarda, per favore, cioè, se resto single, se mi lascio o capita qualcosa, devo anche essere abbastanza indipendente. E la prima cosa che ho fatto, donare il sangue. La primissima cosa che Bene. ho preso, quella, ti ricordi che c'era tipo il libricino dove tenere il portafoglio, una sangue? Sì. Ecco, via, via. Io sono uscito proprio mentre stavo facendo quel tesserino lì. Perché Mamma mia. io sono stato dentro 2 anni e mezzo e non so per quale ragione non mi avevano mai proposto. Infatti l'anziano era sbalordito. Ma com'è che non ti abbiamo fatto fare questo? Grazie al cielo. È da lì che ho iniziato a tirar fuori le riviste del 95, loro che stavo consultando insieme agli anziani, e di lì si è aperto il vaso di Pandora. Perché Mamma mia. erano tutte cose che non mi avevano insegnato nei libri di studio. Ma devo dirti che io entrando a far parte dei volontari donatori del sangue, non è vero niente quello che dicono che il sangue è fetto, che porta male. Una volta da volontaria mi ha mandato a casa perché Sì. non avevo i valori in quel livello che volevano loro, vai a casa. Sì. Loro ti fanno fare dei fascicoli allucinanti per vedere se sei idoneo oppure no. Quindi non è vero quello che dicono nel comitato Medico. medico, cioè non è vero. Sì, Sono molto infatti. molto attenti, la medicina è molto attenta. Lo sai che loro devono trovare sempre il cavillo, devono trovare sempre una scusa. Cioè, io vorrei dire una roba, ma avete questa credenza religiosa? Lasciatela nella sfera religiosa, perché se andate a prendere la scienza, poi è facile smantellarla, no? Perché io Grazie. leggo di articoli ridicoli che se li leggesse il medico si metterebbe a ridere. È un popolo molto ignorante in tante cose, secondo me, ahimè. Ma no, perché non legge, è perché legge solo quello che gli viene detto di Sì. leggere. Quindi lo sforzo di farsi una cultura, di aprirsi, è minimo. Perché sei sempre là e là torni, e ogni cosa che è collegata a cose inspiegabili, Satana, 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 hanno la convinzione della persecuzione demoniaca. Cioè io con le cose che conosco, le cose che ho fatto, la mia casa dovrebbe volare come il vecchio diatto. Se ne vuoi parlare, sei libera di farlo, cioè sentiti di dire quello che vuoi, se vuoi parlare di Ok. quell'aspetto lì. Ok, grazie. Niente, ti dicevo che ho fatto diverse ricerche per gli affari miei, ho comprato libri, proprio per questo poi mio marito tra le mie cose,
perché li avevo nascosti all'interno dei miei vestiti, e frugando tra i vestiti trovò dei mazzi di carte, dei tarocchi. E lì, più che praticarli, era più uno studio dei simboli, capire se era nato anche dal fatto di capire se Dio c'è, ma com'è, non si manifesta, e sono sbagliata per Dio e per il popolo di Dio. Vediamo se almeno Satana esiste. Sì. Cioè, è partito tutto da lì, è una cosa molto pericolosa, ma alla fine non è accaduto assolutamente niente. È quello Però, che mi dicono tutti, quello che fanno i ma non tarocchi. mi è successo niente. Tra l'altro li ho fatti anche, me li sono fatti fare perché non so farli, però una persona me li ha fatti, devo dire che a parte i risultati strabilianti, poi non c'è stata nessuna conseguenza No, con no, niente. noi, comunque io credo che noi siamo energia. Anzi, al massimo è aumentata forse un po' di consapevolezza di se stessi. Sì, perché comunque esiste anche la tarologia che viene usata anche dai psicologi come l'ipnosi, il pendolo. Alla fine ho constatato, guardando solo le immagini, che c'erano tanti, ma tanti simboli collegati alla Bibbia, tantissimi. Guarda, ti parlo solo delle tre carte appartenenti agli arcani maggiori. La ventesima, che è il giudizio, proprio raffigura il richiamo dell'angelo con la tomba che chiama i morti. Quindi vengono richiamati dalle tombe, commemorati. È un passo biblico. Poi c'è il mondo, quello dopo, il ventunesimo, dove ci sono le quattro figure della visione di Ezechiele. Chiama il tetamorfo, no? Che c'è Io non lo so. è Sì. praticamente Non mi noi ricordo più. l'avevamo anche Le tra le quattro porte. bestie di Ezechiele, cioè quando c'è le quattro bestie che vanno insieme avanti, no? Sì, Quelle lì. esatto, quella con la testa di leone, con la testa Sì, d'aquila, il toro, ok. l'uomo, che noi l'avevamo raffigurata nella sala assemblee di Treviso. Fai te, anche lì ci sono i tarocchi. Non andiamo più. E poi la torre, che era tipo il sedicesimo arcano, se non sbaglio, era praticamente la raffigurazione della torre di Babele che veniva colpita da un fulmine e le persone che cadono. Ah, Quindi, e poi tante altre, tipo la papessa, altre raffigurazioni collegate alla Bibbia. E lì mi sono chiesta, ma scusami, se queste carte sono Satana e ci sono presenze demoniache che guidano per forza queste carte, perché sai che ogni cosa inspiegabile è Satana per loro. Come sì. mai Satana fa propaganda della Bibbia, che è il libro di Dio, che è la parola di Dio? Domanda interessante. Quando l'ho detto agli anziani, Vara, tu non hai idea di come hanno tergiversato, che cosa hai fatto, cosa non hai fatto, quando le hai toccate, perché le hai toccate. Sono terrorizzati da ste Sì, cose qua. io mi ricordo che c'ho questa macchina che macina il caffè, le avevo offerto il caffè, dopo un quarto d'ora riparte il lavaggio da sola. Io farò. L'anziano ha fatto tipo un salto così, tipo, oh mio Dio! Ma Sì, sì, no, sì, sì, guarda, la sì, sì. Sono macchinetta del caffè, stai tranquillo. Poi il mio gatto non poteva terrorizzato. salire, tipo, oh, il gatto! Sì, no, ma Forse è la qui. cosa che gli fa più paura in assoluto. Sì. Lo spiritismo, chiamiamolo così, per Sì. farlo capire ai testimoni di Geova. Sì, a parte Pensa che che... comunque, dimmi, scusami, dimmi. a parte che comunque, ripeto, queste argomentazioni davanti ai bambini non vanno fatte. Io non sono madre, non ho questo privilegio, però io mi ricordo fin da piccola di sorelle che parlavano di esperienze. No, perché quando ero nel mondo avevo portato, sì, che c'è il concetto dell'oggettistica, ti porti un oggetto, quindi. Sì. Ma no, davanti ai bambini no. Poi li porti tu a letto. Sì, infatti. Poretti. Pensa che a me mi avevano fatto buttare e pensa quanto ero rincoglionito io. Una collanina col simbolo del vento indiano, della cultura indiana, cioè il simbolo del vento, io l'avevo buttato nel mare qua nella mia città. Mamma È mia. una delle cose di cui mi sono pentito di più perché ce l'ho legato proprio per un ricordo a quella collana lì.
E me l'avevano fatta buttare, io ovviamente l'ho plagiato e l'ho buttata. Mi spiace. Però per dire, anche a me mi era venuta la fobia di sta roba qua. Anche dei libri di buddismo li avevo tolti. Sì. Ma guarda, cioè io lo dico chiaramente, cioè ero proprio plagiato, non c'è altra spiegazione, perché Vero. anche quando ne parlo con i miei genitori, con mia mamma, l'avevano proprio visto che ero un'altra persona, non ero più io. Sai, la cosa brutta è che quando ne parli in giro, specie io che parlo di degli abusi di violenza che ho subito da piccola, o che parlo del fatto che mi hanno fatto un comitato per stregoneria, perché alla fine è quello. Che parli anche come vieni cresciuto, quello che ti viene insegnato, se ti fanno domande anche, ti guardano come se fossi suonato. Cioè, Sì. dico, ma cioè, nel XXI secolo, ma se cioè, ti prendono per bugiardo, per matto, non puoi parlarne con tutti. Sì, Anche perché si infatti. manifestano benissimo, cioè tu vedi queste persone carine, distinte, vestiti da vecchietti alla fine, perché tutti ingessati. Sì. Queste opuscolette, arriverà la fine del mondo, cioè, hai capito? Quindi come loro, chi? Il cucciolo di Bambi, cioè, la mamma e il cucciolo Bambi, no, ma cosa stai dicendo? E invece, poi ci sono scene che, grazie a Dio, quando tu esci e subisci, sei in pubblico, sei insieme a un amico, un conoscente, e c'è proprio l'ostracismo vero e proprio, dico, ma come? Cioè, tipo è capitato che è venuta mia madre, cambiato strada, e vedevano che era una persona che piangeva sconvolta. Dico, ma quella che problemi ha? È mia mamma. Mi guardano, ma come? Non ti ha neanche salutato io? Non può. Allora si rendono conto perché vedono anche loro la cosa. Una volta, 2 settimane fa, nella mia cassa, è arrivata una sorella, una signora che è venuta anche nel mio matrimonio. E proprio sbuffava, tipo, oddio, devo vedere la Kezia, no? Arrivati in cassa, né buongiorno né buonasera, che a prescindere, non è per dirgli su, è una grande maleducata, una persona che non saluta la barista o chi ti offre un servizio, a prescindere, e poi gli ho dato il resto. Proprio infastidita, a un certo punto mi dicono, ma che problemi aveva quella? Ah, no, no, è una testimone di Geova, non può parlarmi. Cioè, quindi loro si fanno terra bruciata da soli. Anzi, consiglio a tutti quelli che non conoscono la materia di guardare il film La ragazza del mondo. Io sono convintissima che l'ha fatto uno di noi che è uscito. Perché le cose che vengono dette, come viene svolto il film, le cose segrete di chi è dentro, perché finché non sei dentro tu non sai, sono effettivamente così. Tipo, vi siete toccati, come vi siete toccati, quando vi siete toccati. Cioè, guardati un porno, fatevi passare lo sfizio, no? Sì, infatti. Mettono proprio in imbarazzo, ti ha carezzato il seno, non ti ha carezzato. Cioè, cosa? Cioè, ti Sì. dico, ho fatto sesso con questa persona, appunto. Vuoi sapere anche il colore delle lenzuola? Questo qua, La ragazza del mondo, è il film italiano, giusto? Sì. Perché questo particolare qua lo riprendono, ma molto prima era uscito prima ancora che io, prima ancora di 9 anni fa che sono uscito io, c'era già sto film. Se non sbaglio, è di produzione danese. L'avevo messo nel mio documentario Amore Artificiale, uno dei primi video che avevo fatto. E si vede appunto proprio una ragazza che subisce un comitato giudiziario e gli fanno queste domande qua, perché lei era andata con un ragazzo del mondo e quindi gli hanno fatto domande intime, abbastanza spinte, e questa ragazza poi è stata disassociata e si è vista che è andata totalmente in crisi finché poi non se n'è uscita di lì, cioè finché proprio non se n'è resa conto lei. Sì, ma la cosa, non vorrei fare spoiler,
che io ho apprezzato è stata la fine, perché lei ha ricevuto l'aiuto da chi per loro è il nemico, quindi alla fine della fiera il nemico è buono. Da chi è Sì. uscito, cioè, hai capito? Io ho visto, io sono uscita da sola, nel senso che la mia sete di curiosità, di conoscenza mi ha, diciamo, fregato, nonché salvato. Dopo mio fratello, mio padre che hanno testimoniato il falso e altre cose, io ho iniziato ad avere contatti con i tuoi video, con quelli di Adriano e con quelli di altri. E ho detto, porca miseria, ma che è? Cioè, è uguale la storia, è la stessa. E devo dire che nella community, c'è anche quella community dove mi hai detto di entrare, cioè, ho coltivato delle amicizie meravigliose, tra quale Federica, quella che hai intervistato. Ah, sì. Cioè, sono persone, ho visto più fraternità per i fuori usciti che quando io ero dentro, perché quando tu sei lì dentro, a me spiace dirlo, ma è una gara su chi sbaglia prima, così vado dall'anziano. Quindi il passo di Matteo, quello Matteo 5, scusami, mi sono segnata così se qualcuno Sì, vuole lo dovrà. tranquillo. Da 23 a 26 che dice vai all'altare, lascia il tuo dono prima chiarisci con tuo fratello, poi torna e fai il dono verso Sì. Dio. No, assolutamente no. Vado dagli anziani, gli dico che ho visto quello con la sigaretta, gli dico che ho visto quell'altro. Ma non vado neanche direttamente dal fratello a chiedere chiarimenti. Così è stato anche il comitato che ho subito. Mio marito non ha avuto il coraggio di chiedermi, è andato dalla mia amica, la mia amica non è andata a dirmi guarda che tuo marito è in pensiero. No, io mi sono trovata gli anziani. Ma non è che lo fanno per cattiveria, invidia o altre robe. Sicuro anche quella c'è, ma non in questo caso. Loro vengono addestrati, ci sono anche delle riviste. Che tu, se vedi che tuo fratello pecca, devi andare direttamente dagli anziani. C'è il passo, quello è vero, che dicono chiarisci prima col tuo fratello, poi se lui non vuole ascoltare, allora chiama un testimone. Quel passo, io ho visto nei miei 33 anni, là dentro questo passo non c'è. Cioè, restano proprio turbati, cioè, tu ti senti veramente. Tu non sei tu là dentro, perché vieni oppresso, cioè se dici, se tipo ti cade la Bibbia sul piede e dici, ma porca, no, Sì. non puoi neanche Sì, dire non si una può. parolaccia se ti sghiacci un dito, porca miseria, che è normale, sei tipo represso, in ipertensione. E poi diventi ovviamente come i miei cani, se lascio il cancello aperto ti saluto, mi dico, ah, che bello! È quello il Così. brutto, è quello il brutto. Vivi una vita che vivi uno schema, reciti una parte che non è tua. Sono tutti repressi. Io guardo nella mia famiglia, 5 depressi, solo nella mia famiglia, Ma psicofarmaco. che strano, quando dico io sul mio canale che c'è una percentuale altissima di testimoni di Geova depressi, sotto nei commenti si scatena l'inferno. Ah, il popolo felice, ma dove? Sì. Che non puoi neanche, cioè, io sono veneta, non potevo neanche ubriacarmi con tutto il prosecco che abbiamo, porca miseria, cioè, stiamo scherzando, questa è una bestemmia, scusami, cioè, non puoi far niente, cioè, tu sei una persona giovane, piena di vita, è sbagliato, tu sei colorato. In un mondo grigio, bianco e nero, è sbagliato. Devi stare così, calmo, buono, fermo. Cioè. Però se lo parli a loro, no, non è vero, non c'è nessun problema, siamo normalissimi. Ma anche il fatto stesso, io, e mi spiace raccontartelo in questo canale, ho conosciuto un sacco di sorelle, poi noi donne siamo anche dell'intimità tra noi donne, siamo anche noi molto volgari, eh. Ma tu ti sposi che sei vergine. Per chi ce la fa? Poi lì non vorrei dire, perché io sono convinta che il 97%
una doppia vita, se no poi. Penso anch'io che Sì, sia dai. difficile arrivare vergine al matrimonio. Guarda, io ce l'ho fatta perché mio padre non mi faceva uscire di casa. Vabbè, Sono quindi stata. era un limite oggettivo che non potevi superare. Apri il fuoco alle 20, dove cavolo vuoi che andavo? Però una coppia che si vede mi Ma sembra strano, eh. Io ti parlo dal punto di vista psicologico. allora, se tu già hai attrazione nei confronti di una persona, ti viene normale volersi farci sesso. Appunto, Ma se appunto. tu ami questa persona, amare significa sicuramente far sesso con quella persona, perché il sesso non è, almeno io parlo per me, non è solo una questione fisica, è un sentimento. E quindi tu ti sposi e tante che ce l'hanno fatta, volevo dirti, si sono trovate in situazioni di matrimonio in bianco. Perché alla fine mia madre si è sposata vergine, dopo 2 settimane è rimasta incinta, ma anche perché all'interno, io parlo per me, della mia famiglia, il sesso è una roba allucinante. Mi ricordo se guardavamo un film tutti insieme, sti qua si limonavano, mio padre cambiava canale. Sì, Capito? era un tabù il Sì, sesso. e quindi ti trovi magari che non sai proprio cosa devi fare, cioè, mo? Quindi ti trovi in situazione abbastanza. A me è andata bene, però non credo a tutti, ecco. Perché, cioè, Io ne ho sentite tante di storie, anche di persone che, anche di sposi, che il marito era impotente, quindi non si poteva consumare il rapporto sessuale, dopo un anno è saltato il matrimonio. e magari era colpa di lei che magari l'ha tradito, hai capito? Cioè, Ah, probabile, no, sicuramente il capro vero. espiatorio è la donna, no? Che non è stata fedele. Trascurando il fatto che c'è una cosa che si chiama dovere coniugale nella legge italiana, che poi tra l'altro le leggi non è che le fanno così, se le inventano, viene dalla psicologia, perché se in un rapporto di coppia viene a mancare quello che è un aspetto fondamentale, che è il sesso, non può funzionare, non può proprio funzionare una coppia senza il sesso. Se uno dei due ha l'esigenza biologica di farlo, perché poi ci sono anche le persone asessuate, per carità, ma se una persona è, diciamo, biologicamente predisposta a fare sesso come in genere funziona nella normalità, è chiaro che lì si può chiedere anche poi il divorzio Sì, perché il matrimonio è per stato un'astinenza consumato. forzata, perché è una sofferenza proprio fisica, cioè uno ci esce di testa. Sì, ma qui parliamo di una dottrina dove anche la masturbazione è condannata. Non so Sì. se hai portato di mano il libro Mantenetevi, se vuoi te lo prendo, ma cioè, è veramente inquietante come Se vuoi, descrive. sì, non c'è problema, se Aspetta, vuoi. guarda, te lo Sì. prendo subito. Mantenetevi in amore di Dio Sì. è quello che sì, l'avevo studiato anch'io come secondo libro dopo che sono stato Ma è battezzato. tosto anche. Vediamo. Guarda che brava che ero. Un sacco di appunti prendevo, ero Anche. bravissimo. Ero proprio scema. Eravamo due bravi allievi, perché Sì. anch'io. Ah, che poi non so se capitava anche a te che se tu non sottolineavi, ti guardavano anche via mare, tipo non ti sei Ecco, preparato. hai toccato un punto che io nei Ma miei video porca, non ho ma mai fatti i cavoli poi! non ho mai parlato di sta cosa, perché No, c'è un sacco di mamma mia! gente, secondo me, sottolinea solo per far vedere che sottolinea, poi in realtà non gli Secondo me frega niente. anche, perché poi c'è lì che ti guardano, ma non ti sei preparato. Ma non commenti? Perché Io poi. però facevo l'anticonformista e non sottolineavo apposta. Io, guarda, io mi ricordo una volta una sorella continuava a guardare, a un certo punto gli dissi, ma prima te Tessalonicesi, e poi sapevo anche dove erano i punti, ora mi sono fuori fase. E che cosa dice sta sorella? Apre la Bibbia. Fratelli, mantenetevi a fare la pace e a farvi gli affari vostri. Eh C'era proprio sì. una scrittura che sei rimasta tipo,
Sì, proprio una cafona. Cioè, ma scusami, ma fatti gli affari Lo tuoi. dice il corpo direttivo. Cioè, oh. Ecco, come vincere il vizio della masturbazione? Aspetta, no, perché c'erano dei Sì. punti che veramente. Ah, io Ah. guardo sulla masturbazione, anch'io avevo detto la mia esperienza, che Mamma mia. si lega un po' all'anzianessa di cui si parlava prima. Mamma. Cioè, guarda questa frase. Dovete fare dei passi concreti coerenti con le vostre preghiere. Per esempio, evitate la pornografia in tutte le sue forme, nonché le cattive compagnie. Se continuate ad avere problemi da masturbazione, parlatene con uno dei vostri genitori. Cioè, mamma, papà, mi trastullo. Cioè, con quale coraggio io andavo a dire ai miei genitori una roba simile? Mi facevano Ma non fuori. si fa neanche in una famiglia del mondo sta cosa. È una roba bruttissima, lo fai nel tuo privato. Se è un cristiano, o sia, se no, con un cristiano, scusami, o con un amico premuroso e spiritualmente maturo. Sì, così va dagli anziani e ti fanno un culo così, cioè, mamma, Sì. sono scemo. Questo è autolesionismo, cioè, ma sei fuori. Guarda. Sembra che hanno rapinato una banca quelli che si sono masturbati. Che poi io voglio dire una cosa, l'avevo già detto in un video, ma lo voglio ribadire qua. Vi do il mio punto di vista da maschio, cioè lì dentro, quando si sta lì dentro, si ci masturba di più di quando si esce fuori. Sei depresso, non hai più la materia, ti prendi una bambola. Capito, cioè, che poi se andiamo a vedere dal punto di vista scientifico, sia per noi maschi che per voi donne, farlo riduce il rischio di tumori per noi alla prostata, per voi vi dà altri benefici che ora non mi ricordo bene. Però perché è un peccato una cosa che scientificamente ti fa togliere dei liquidi in eccesso, ti fa ricambiare liquidi, eccetera, perché sennò si A questo punto stiamo alcalinizza, come parlando di si dice. sterilizzazione. Cioè, qui è un uke utiope, cioè una roba del genere. Poi, No, no, no. se non si fa, e qua chiudo il discorso da maschio, dico, se non si fa a mano noi, ci pensa la natura, perché poi ci sono le polluzioni notturne, non vorrei dirvelo. Quindi. Voilà. Io ti dico, sono stata cresciuta dove anche il Tampax ti rovinava la verginità. Poi, cretina io perché vivevo in un paese di montagna. Il terrore era talmente grande che alla fine sono stata brava fino al matrimonio. Però Sì. non vorrei scendere nei particolari, ma la prima volta è stato numero 9, perché c'eri fuori, ma eri fuori per fuori, non Sì. ce la facevi più, ma è normale. E in più la frequentazione con sto moccolo che magari anche si annoia, parliamo anche di quello. Ti devi vedere col tuo futuro marito, magari devi scegliere le bomboniere e ti trovi sto pindolo che pure si annoia. Ma non potete andare da soli, cioè, Sì. lo dico a tal luogo, in tal ora. Ma di che cosa stiamo parlando? Che poi, allora, il moccolo, sì, per quando vai in giro. Ma quando fai le attività spirituali, no. Ma chi ti dice che io sono vestita in divisa da testimone di Geova con mio marito e non vado in camporella? Infatti. Ma lì ci va la buona fede. Contento tu. Magari vai in Ma comitiva. allora la buona fede dovrebbe valere sempre. No. Che sei sotto preghiera, cioè, capito? No, le risposte per essere io, ok, ora Ah, ti piscio. ok. C'è la risposta pronta anche per Ma questo. sei sotto preghiera, ma cioè, a me addirittura mi è stato detto che nella vita di coppia come dovevo mettermi e cosa non dovevo fare. Cioè, ho aspettato 24 anni, non sono neanche brutta e mi viene a dire come devo far sesso con mio marito, in che posizioni. Sì, che poi è solo missionario e basta. Ma No. Cioè, è che finito cosa lì il Kama vuoi? Sutra dei testimoni di Geova.
posso dire, ma che vita di merda! Che vita di merda, si può dire tranquillamente. Ma io mi, cioè, ma poi alla fine ognuno di noi c'ha purtroppo delle dipendenze, dentro o fuori, tu ti crei delle piccole dipendenze, perché proprio non ce la fai, stai male. Io mi ricordo, ho sempre avuto quell'effetto di qualche sigarettina qua e là, ma arrivavo in periodi di crisi, oppure un bicchiere in più ogni tanto, ma stai proprio male. Io mi ricordo che stavo proprio male, ti dico, anche spesso in sala piangevo. L'ultimo periodo era devastante. Ma noi ci siamo conosciuti quando febbraio. Stavi uscendo, no? Ero già uscita da pochissimo. Eri già uscita da poco, ok. Allora sì, ci eravamo conosciuti dopo. Ero uscita da poco e continuavo Sì, a me lo ricordo fare che eri parecchio spaesato. parecchio, sì. Sì. Ora come stai? Stai un po' meglio? Ora, diciamo che sto benissimo. L'unico mio problema è che avendo un compagno dentro, e per quanto lui si sforzi di dire che il nostro legame supera anche questo, quindi anche bravo, non mi fa pressione per andare in sala, io non sono più andata, divide molto la coppia, tantissimo, Certo. tantissimo. Io spesso mi trovo come un cagnolino a casa, lui è invitato e poi, come ti spiegavo, mi portano gli avanzi, cioè anche loro, so che diversi di loro dentro mi hanno voluto proprio bene. Ti Quello portano gli avanzi nella teglia, nella. sì, come quando vai al ristorante, sai che il tuo cagnolino è a casa, Sì. ti dispiace, allora dice al cameriere: scusa, per caso ci avessi, non so, una vaschettina di alluminio, perché c'ho il cagnolino a casa. Allora va bene. Ma tanto vale non può, cioè uno fa più bella figura a non dargli. Guarda, ti dico, come sono fatta io, che ho un carattere, grazie a Dio, molto forte, lo apprezzo perché, bene, visto che lavoro 50 ore a settimana, non cucino, mi va anche bene. Sì. Però sì, è anche scomoda la cosa perché, dire che era buonissimo, come fai? Cioè, non puoi. Ma la cosa che mi ha veramente toccato il cuore, mi ha fatto proprio star male, è stato mio suocero che è venuto a fare la spesa e proprio mi ha abbracciato da dietro, mi ha dato un bacio e se n'è andato. E vedevo che lui è come me, molto emotivo, vedevo che proprio stava male. Chiede sempre di me, come sta, come non sta. Sì, Cioè, lo dico per chi dovesse essere nuovo del canale e non conosce i testimoni di Giova, quando si esce di lì c'è lo stracismo, quindi chi esce come me e Kezia non si possono più avere contatti, a parte ovviamente se si vive tra le pareti domestiche, ovviamente lì è impossibile non aver contatti, poi c'è un vincolo matrimoniale, ma per quanto riguarda le persone che stanno fuori, ci dovrebbe essere il totale isolamento sociale, ecco, è per questo che si sta cercando di promuovere il DDL contro l'isolamento sociale. guarda, a tal proposito, sempre nel libro Mantenetevi, l'appendice, proprio all'inizio, non so se la vedi, come comportarsi con un Un disabilitato. po' sfocato, prova ad allontanarlo pochino, non lo mette a fuoco tanto. Ma il titolo devo leggere? Proprio Come qua. comportarsi con chi è disassociato, sì. Qua proprio è una loro pubblicazione, dà proprio delle indicazioni su come tu ti devi comportare. Non Sì. ricevetelo in casa, non rivolgetegli un saluto, poiché chi gli rivolge un saluto e partecipa alle sue opere malvagie. Cioè, qui Esatto. proprio loro ti dicono come devi fare. Neanche un saluto, neanche un saluto. Infatti a me da 9 anni non mi ha mica mai salutato nessuno. Guarda, bruttissima strafase. Secondo, il fatto di allontanarsi da un trasgressore impertinente, noi e gli altri componenti della congregazione siamo protetti dalla contaminazione morale e spirituale. Sì. Contaminazione perché ci considerano malati spirituali.
E poi c'è la scrittura di Paolo che dice che un po' di lievito fa fermentare l'intera massa, no? Quindi rimuovete il lievito e noi siamo il lievito che fa fermentare la massa, no? Mamma mia. Molto edificante sentirti Sì, così, eh? fratello, poi ti dico, in parte, essendo una persona di un carattere molto colorato, mi sono anche salvata, nel senso. Sì, ma te si vede che sei forte come carattere. Guarda, meno male, anche perché è brutto da dire, è vero che ti capita a un certo punto che vuoi buttarti di sotto, quello sì. Perché comunque se nasci e cresci là devi ripartire da zero, poi quando sei grandino fai un po' più fatica rispetto agli altri, ma io per scelta scelgo di rompere le scatole ancora un bel po'. Ti vorrei proprio fare la domanda, perché io Vai. ogni tanto ne parlo, siccome conosco ormai migliaia di ex e tantissimi, quasi la metà, non sto scherzando, mi si dice ci ho pensato al suicidio. Cioè, mi è sfiorata in certi momenti, ci ho pensato, non a farlo, magari non ho fatto tentati suicidi, però ci ho pensato. Quindi anche a te ha sfiorato quell'idea lì di dire sai che c'è, cioè, ho talmente tanta sofferenza che preferisco non provarla più. Ma giusto sfiorato, poi se non vuoi dirlo, non c'è No, nessun no, problema. stai toccando un punto che. Se vuoi tagliamo, ok, non ti preoccupare. No, no, tranquillo, tranquillo, mi riprendo. Sì. Sì, credo che sia normale perché tu hai tutto lì dentro e stai lì per gli altri. Io sono uscita per il comportamento degli altri, ma sono rimasta anche per loro perché io ho tutto là, è il mio popolo là dentro. Sì, c'è stato un episodio dove nella mia zona, 40 km, la mia zona di origine, c'è un ponte molto alto. Ponte Cadore, e sono arrivata fin là. Ho parcheggiato la macchina, sono scesa, ho guardato sotto. Soffro anche di vertigini, tra le altre cose. Ho detto: ok, sono qua. Poi ho scelto di rompere le scatole ancora un bel po', anche perché il riferimento a una preghiera che io feci durante il comitato, quando gli anziani pregano, non so se tu hai avuto un comitato. Prima di No. iniziare fanno una preghiera. Io, mentre loro pregavano, io pregavo tra me e me. E praticamente in questa preghiera dicevo: Dio, se tu esisti, o più dei, quello che è universo, se esiste qualcosa e se voi volete che io resti qua, farò di tutto per mettermi in riga. Se invece non è la verità che dicono loro, allora aiutatemi ad uscirne. E le cose sono andate come dovevano andare. Ho fatto sta cretinata dopo neanche un paio di giorni per disperazione, però poi ho detto: ma sai che c'è? Posso essere anche una testimonianza, posso essere un qualcuno, un qualcosa. C'è tanto senso di colpa perché ogni tanto pensi dalla dottrina che ti hanno dato che tu, se tu non parli bene di Dio, del popolo di Dio, tu hai le mani sporche di sangue di quella persona che non conosce. Sì. Quindi mi sento, ogni tanto c'è questa cosa che mi fa sentire in colpa, ma non è perché quello è il popolo di Dio, ma perché mi è stato insegnato così. Esatto. La manipolazione poi. Ci sono tanti di quei libri che io ho iniziato a leggere quando avevo tantissimi dubbi, che parlano di loro. Beh, questo è Sì, il loro beh. libro ed è follia. Ma tipo il libro che dicevo giorni fa, Guarire dall'abuso nascosto, parla di procedure di manipolazione mentali che usano loro l'ostracismo. Tu pensa a una persona che fino a ieri era convintissima, a differenza mia che ho sempre avuto quel senso di vuoto, Sì.
che si trova, te credo che vuole tornare dentro. È come, poverino, una persona che non ha neanche di fare la spesa da solo a momenti. È il suo mondo. Poi se sei un ragazzo giovane, una ragazza giovane, non lo so, a Milano o in città, non come questa, che non c'è un cane, ti stuprano in un attimo. Ma perché? Ma perché non lo sai stare in questo mondo? Loro non ti insegnano a stare in questo mondo. Sei spaesato, quindi su queste cose secondo me non bisogna scherzare, perché Per la cosa niente. del suicidio, anche quello che ti hanno detto, ma sono passati 9 anni, sei ancora là. Queste cose esistono, se ne parli in giro, ti prendono per matto, ma queste cose esistono, è un problema serio. Io vedo che quando tu parli a una persona che nel suo inconscio si rende conto che c'è qualcosa che non torna, mio marito si incavola come una biscia quando parlo di certe cose. Ma perché nel tuo inconscio sai che c'è qualcosa di sbagliato? Sì, è una reazione di difesa per non affrontare la realtà. Nell'inconscio anch'io lo Esatto. dico che lo sanno, l'inconscio lo sa. Esatto. La razionalità non lo vuole ammettere, e ovviamente il superego è la dottrina che fa pressione, no? Ma guarda, ti faccio un esempio banale, è come se una persona mi incontra per strada e mi dice: tu sei bionda. No, sono mora. E insiste: no, tu sei bionda. Io perché mi dovrei arrabbiare? Sei tu che sei daltonico, punto, cioè, fare i tuoi. Invece lì, se io fossi tinta e fossi veramente bionda, mi incavolerei perché mi hai beccato, no? Così è anche loro. Se più si incavolano, più si rendono conto che quello che hanno costruito è come un innaffiatoio pieno di buchi, più ci metti l'acqua, più escono fuori, esce fuori tutto. Sono cose, c'è anche la pazienza. C'è stato il congresso estivo sulla pazienza, ma io non ho mai conosciuto fratelli pazienti. Ma non so se li hai visti, sono tipo tutti hanno i tic nervosi. Sono sì, pieni di tic. Poi, tra l'altro, io mi ricordo quello che mi aveva fatto lo studio, che io lo stavo portando in macchina e lui mi fa: ma come fai a essere così paziente? A me che venivo dal mondo, io avrei già sclerato in mezzo al traffico, io invece ero bello serafico, tranquillo. Ma te Eppure credono sto mai qua. che dici una parolaccia se ti schiacci un dito? Sì, ma infatti sto qua sbraitava se stava un po' in mezzo al traffico, e sto qua era uno dei fratelli più spirituali della congregazione. Va bene, va Arrivo bene. io dal mondo che sto nel traffico senza sbraitare, a parte che magari l'avrei fatto se non ci fosse stato lui. Però io vedevo che lui perdeva la pazienza subito in mezzo al traffico, ma proprio subito. Adesso io sono diventato come lui, perché ora in mezzo al traffico sbarello. Vieni a vivere qua che non c'è neanche una macchina a momenti. Mi sa che dovrei. Vai, vieni, vieni, andiamo a far festa. Qua c'è la città, qua che è un disastro, tra No. segnalettiche fatte male, semafori inutili, cioè da diventare matti qua a Spezia. Mamma mia. La cosa brutta che io non ho notato, ma in tanti, ma anche in me. Metto anche me dentro, cioè io sono sempre stata chezza al 100% e quindi non andavo bene, però ho visto che tanti, quelli più ingessati, erano una cosa con quelli chiamati del mondo e un'altra con i fratelli, erano molto più tranquilli con quelli del mondo, molto più erano loro, con i fratelli invece devo stare attento a quello che dico, E Sì. quindi Sì. quei serati di amicizia erano, se non puoi essere te stesso. No, no, ma infatti io inviterei testimoni di Geova in ascolto a pensare se si sentono di essere loro stessi o se sono una copia di qualcosa che gli hanno messo gli altri. Ma io credo di sì. Noi lo sappiamo che non eravamo noi stessi lì dentro. Infatti ti vorrei fare questa Vai. domanda: hai scoperto tanto di te stessa anche forse uscendo, Guarda, no? O ti eri già analizzata prima, ecco, diciamo io così. mi facevo sempre autoesami. Più che altro io mi sono sempre sentita molto in colpa perché
Studiavo tantissimo, beh, hai visto anche in una pubblicazione, io quando c'era Sì. un'argomentazione prendevo scritture, facevo, ed ero anche apprezzata perché facevo un sacco di commenti profondi. Mi sentivo me stessa nì, nel senso che io volevo esprimere al 100% me stessa, che non è tipo voglio andare con 1.000 uomini o fumarmi una canna, che comunque a prescindere dal mio corpo, Sì, quindi io con il mio corpo faccio quello che voglio. certo. Ero molto oscurata, a parte che loro spesso dicevano che sembrava una gitana, che sembrava una strega, che, e quindi ero molto segregata. Quando sono uscita, allora finalmente ho iniziato a rifarmi i piercing, i tatuaggi, a esprimermi anche così. Cioè, Sì. ad essere. Oh, ecco, più che altro in tante cose, è brutto come termine, mi sembra di essere un po' ritardata, diciamo, ormai ho quasi 35 anni e comunque. La cosa di, oh che bello, faccio un tatuaggio, oh che bello, faccio un piercing, oh che bello, posso avere. Guarda, Quindi ti dico che è normale in si genere. recuperi quella parte di vita, quell'adolescenza che tu non hai mai Si torna avuto. adolescente, cioè sì, non, in realtà perché non lo si è stati adolescente, questo è il problema. Sì. Più che altro ho apprezzato che i miei amici l'anno scorso mi hanno fatto una roba molto intima. Che alla fine io sono social, ma mi piace essere anche tra le solite persone. E mi hanno fatto la festa di compleanno. Se vedi le foto, io sembrava che avessi una paralisi facciale. Cioè, l'unica cosa che poi mi ha un po' rabbuiato era che mio marito sapeva che facevo compleanno. Comunque stiamo insieme da 13 anni, febbraio sono 11 anni di matrimonio, era a casa. Mi ha molto rattristito, mi dà anche, mi fa molto piangere il fatto che io al momento in questa realtà la mia famiglia al Natale non l'avrò mai. Ovvero il concetto che se dovessi fare un figlio oggi come oggi, meglio di no. Nel senso che secondo me mio figlio deve andare in giro libero a sporcarsi in mezzo al fango, a correre, a giocare a calcio, a fare il bambino, il vero bambino, con mio marito. E è giusto anche così perché al suo credo, no, domenica mattina bisogna alzarsi, bisogna andare a rompere puntini agli altri, bisogna fare questo, poi c'è la comitiva, poi ti cambi, torni a casa, vai in sella. Un Cioè, incubo, un incubo. un bambino lì dentro non è un bambino, porca miseria, vestito da nonno. E guarda, tutti quelli che ti dicono, anche il fratello che mi ha fatto il comitato, uno degli anziani, mi ha detto, io sono cresciuto lì e non ho avuto le tue sofferenze perché io sono stato bene, ma non è vero. Ma Ma sono sono tutte bugie. stupidaggini. Tutti ho un bambino, sei contento di essere qua? Lui guarda immediatamente la mamma, guarda il papà e fa quella faccia, scusami, posso parlare? Sì, esatto. Posso dire qualcosa? Perché poi alla fine quel bambino quando torna a casa, se dice la verità, almeno era la mia famiglia, botte da orbi, punto. Cioè, stai vivendo uno schema e una vita che non è una vita di una persona normale. Tu, genitore, ti trovi in una situazione che tuo figlio sta male, ti arrivano sti esseri, scusami, sti corvi, sti condor, e ti dicono come tu devi curare tuo figlio quando la medicina ha fatto dei progressi che tu non hai idea. E tu padre, tu madre, che, non cre che credo che non ci sia amore più grande, io sono stata un po' sfortunata, ma lo vedo negli altri, tu daresti anche il tuo rene immediatamente a tuo figlio. Sì. No sangue, no, perché Geova, il Dio felice, il Dio dell'amore, vuole che tuo figlio muoia.
Questa è la realtà che viene insegnata. E tu sii come uno stupido. Di che cosa Sì. stiamo parlando? Ed è realtà, ventunesimo secolo, queste cose esistono. Io mi ricordo anche quella, cioè, ostracismo, sono uscita. Instagram li ho dovuti eliminare tutti. Ma perché? Io sono fuori, ma ti fai ancora gli affari miei. Questa non l'ho mai capita. Prima cosa che ho fatto prima di uscire. Foto Controllano che stavo tutto. donando, cioè tipo finalmente faccio la mia buona azione del giorno col coso del flebo che stavo donando col simbolo Avis Sì. e loro, guarda, chissà quanto avranno parlato, sono strafelice, hai capito? Ma vedo che allora quello l'ostracismo è anche una cosa imposta perché vedo che soffrono. Non so se ti ricordi un video dove la figlia aveva due figli. Le nipotini ed era uscita, continuava a chiamare la madre stava pulendo i piatti, guarda il cellulare, lo mette Sì, storto. Cioè, sì. ma cosa stiamo insegnando? Noi dividiamo le famiglie, no, non riuniamo mica. A voglia. È un dio di divisione quello, eh? Non è un dio, scusami il termine, è un figlio di buona donna quel dio, è un dio cattivo, è un dio brutto che poi, ma anche, vabbè. Non voglio sorvolare, ma non hai neanche personalità. Cioè, un dio buono ti fa fare le parti sul podio in piena estate, tutto incravattato con la giacca obbligatoria, dai. Anche Sembra questo. più un dittatore, un despota. È un despota. Sì, ma ti ricordi nei congressi estivi? Cioè, a me voi cartelli mi facevate una pena? Tutti. Con la cravatta a 40 gradi. Se uno è Sì, cardiopatico quelle ci rimane scalinate. secco. Eh? Chissà perché pronto, c'erano sempre le ambulanze là parcheggiate. Sì, eh. Chissà che strano, oh, ma boh. In concerti del mondo dove c'è droga, sesso, rock and roll, tutte le cose che raccontano loro che non è vero, perché infatti Stupidaggine, sono stupidaggine. andata anche al concerto dei Metallica, sono viva, sto bene. Sì. E ti dico, guarda. Non ho parole, nei concerti mondani tutte queste ambulanze parcheggiate non ci sono. No, non ci sono. E Dai. non... Poi i concerti che ho fatto io, c'era nessuno che si drogava, cioè... Sì, ma è quello che raccontano Chissà loro. cosa si aspettano. Gira di tutto, sì. Una sorella che va fuori la sera. È una cananea. Una cananea, una Una donna di Canaan. cananea, io venivo chiamata da mio padre cananea per la bambina. Addirittura, esatto. Beh, una delle cose che mi ha massacrato è stato proprio il mio nome. Io mi chiamo Kezia, Giobbe 4214 e il significato sarebbe anche auspicio di bellezza. Mio padre ha detto, quello sei, punto, non hai niente da offrire in questo mondo. Grazie papà, ti voglio bene. Cioè io veramente vorrei invitare a riflettere le persone se una figlia si deve sentire di queste cose. Cioè, perché questa è la, cioè qua veramente questa è la dottrina dei testimoni di Geova che attecchito talmente tanto. Io adesso non lo conosco tuo padre, non voglio espormi in giudizi, per carità. Però questo è un aspetto che veramente tantissimi di voi fuoriusciti che mi contattate. Mi fate presente di situazioni familiari, di frasi che vi hanno detto. Io parlo da persona cresciuta nel mondo. Nel mondo, i genitori, se sono persone che non hanno problemi mentali, attenzione, ma ste frasi qua, ma non te le dicono, ma manco a anni luce di distanza. Cioè, io veramente, poi io parlo della mia famiglia, ho avuto una famiglia spettacolare. Non mi ha mai fatto pesare nulla, mi ha fatto sempre essere me stesso, non mi ha mai fatto pressioni per degli studi, per cose qua e là. E così dovrebbe crescere un ragazzo, anche te come dicevi prima, un bambino piccolo deve sporcarsi, sbucciarsi le ginocchia, fare esperienza. E io queste cose le ho fatte, quindi lo capisco bene che cosa manca dall'altra parte. Ed è per questo che io preferisco far parlare voi che ci siete cresciuti lì dentro, perché
Io posso soltanto darvi la voce, ma chiaramente Allora, non posso parlare per me stesso perché sono cresciuto nel mondo. quando hai domande o altre cose, sai che io sono qua, cioè, non ho paura di espormi. Che... Diciamo che mio marito, anche lui, è cresciuto in una famiglia di testimoni di Geova e mi ha detto che il mio caso è singolare. Uscendo, ho conosciuto realtà abbastanza simili alla mia, abbastanza. Se tu nasci donna, di dentro sei molto limitata comunque. Guarda, digli di parlare con me che gli racconto qualcosina di 9 anni di attivismo. Guarda, sai cosa? Io spero, però mi dispiace tanto anche per lui che un giorno anche lui apra gli occhi, per lui che... Certo. Sia stare con me o non stare con me o trovarsi un'altra persona, io spero che un giorno ci arrivi e che lo faccia piano piano, perché quando tu da zombie nasci zombie e vivi da zombie, piano piano vedi la luce fuori dal tunnel, puoi essere anche un po' la luce che subisci nelle tenebre, che sono loro non sono la luce. Può veramente essere una cosa devastante. Io sono una creatura, grazie a Dio, forte. Però quando poi ti rendi conto che ti hanno raccontato un branco di cretinate e che i lupi sono loro, esci un attimo traumatizzato per bene, eh. E infatti loro consigliano di non andare da psicologo, di non parlare con dei psicologi. Io ho fatto un percorso di libri di psicologia, psicologia nera, e ti dico, se voi leggete la psicologia nera, come viene fatta, sono gli anziani. Sono loro, cioè, io ho dei libri che sono pieni di scarabocchi, perché non è... Allora, se tu prendi un libro... E quel libro non ti dice niente, non ti raffigura, lo leggi, dici bene, narrativa, intrattenimento. Ma se prendi questi libri e cioè, scusami, inizi a sottolinearci, a dire ma come? E poi ne prendi altri, poi ne prendi altri ancora, e poi parli, e ti rendi conto che attorno a te c'è un universo di gente che ha subito la tua stessa cosa, alla fine sei tu il suonato. E questa è la domanda. È quello il brutto, quindi io spero che se un giorno lui apra gli occhi, sia abbastanza forte da poter dire ok, ce l'ho fatta. Io ho avuto la sfortuna, ma anche la fortuna di avere dei genitori anaffettivi, manipolatori. Non è più mio padre. Mio padre è innamorato della persona sbagliata, secondo me, perché alla fine subisce anche lui. Quindi il fatto dell'ostracismo in parte mi ha anche salvato. Diciamo che okay, sono libera, non ho più contatti, mi lasciano stare. Ma chi come mio marito o altri che ha una famiglia che è normale, fa fatica ad uscirne. Chi ha amici, parenti, preferisce rimanere nella menzogna, secondo me. Perché non è, ma anche come i divorzi, come le grandi svolte, il cambio lavoro, non è facile. Non è facile dire ok, chiudo questa porta che è una fetta importantissima della mia vita e vado da un'altra parte. Non è così facile. Dico, a me mi hanno preso spalla contro il muro, però io nel mio inconscio ho fatto un po' come Pollicino, continuavo a lasciare delle cosette per dire ok, dai, arriverà il mio turno. E quando è arrivato ti dico, io sì, sono stata male, sono stata malissimo, ho tentato di farmi del male, però poi ho fatto una grandissima festa. E c'è Prosecco qua, come fai? Mi Ho sa che fatto... anch'io dovrei un po' bere, Dai. almeno mi rilasso perché. Io non è che faccio una vita molto, diciamo, perché io da quando sono uscito di lì ho sviluppato delle manie di controllo, cioè il fatto di perdere, cioè magari la faccio una bevuta, no? Però sempre fino a un certo punto, perché io non mi voglio più ubriacare, perché ho passato un periodo a 19 anni che mi ubriacavo
soprattutto perché ero cotto di una ragazza che non contraccambiava, quindi Oh, cuore. mi ero proprio dai Amore dopo 18 ai rifugio. 19 anni. E lì proprio mi ubriacavo, ma pesante. Poi uscito dai Testimoni di Geova, che già mi era passata di bere, non bevevo già più, però uscito dai Testimoni di Geova ho iniziato a sviluppare una forma di essere sempre controllato, Sì, è di non normale. lasciarmi andare troppo. Se vado in montagna a pensare, ma lì c'è un rifugio qua, là, devo. Cioè, capito? Non sono più spensierato come ero prima. Ma questo è Cioè, normale non perché, riesco più. perché comunque usciamo dall'esercito. Chiunque è stato militare poi alla fine ha quelle cose abbastanza rigide. E per noi è uguale, ti dico, tanti che sono usciti hanno avuto dei vizi, tua mania di controllo, io sono maniaca delle pulizie, io amo gli animali, come vedi quello che dorme sulla sua copertina, poi Sì. le zampette pulite, sederino pulito, anche gli altri due, cioè mi alzo 2 ore prima di andare a lavorare per fare le pulizie di casa, cioè sono delle cose, delle dipendenze che ti escono fuori. Io ho sempre avuto shopping compulsivo, sempre. Come, scusami? Io ho sempre sofferto di shopping compulsivo, Ah, ok, sì. sempre. Cioè, carenza d'affetto, ok, ma so che è una dipendenza. Allora, guarda, oggi nessuno mi ama, mio marito ora è fuori con i fratelli. Sai che c'è, mi compro un libro nuovo anche se ne ho altri 3.000 da leggere. Sai che c'è, mi compro, gonne, non ne posso prendere più, mi compro un'altra cretinata. E vai avanti così, ma chiunque è uscito, c'è cioè anche chi soffre di attacchi di ansia, quindi i nostri sono abbastanza, diciamo, un bene per noi, sono buoni. Sì. Vabbè, attacchi di panico ed ansia anche io non me li sono fatti mancare. Mamma mia, ma sai quanti? Ne parlavo anche nell'esperienza che dico nel video dove parlo della mia esperienza. È uno di quelli vecchi, mi sembra, dell'anno scorso, 2 anni fa. Sì, l'ho fatto quest'inverno in macchina, con uno dei video che sono in macchina a parlare. Ora ci avrà sulle 15.000 visualizzazioni, si è alzato tantissimo quel video lì. Lì parlo che, insomma, attacchi di panico notturni, ho perso 13 kg, insomma, ero in peso forma prima e poi ho perso 13 kg. Ostia. Poi sì, quindi disturbi alimentari. Una volta ho rischiato di andare all'ospedale per un blocco. Sono tutte cose che mi sono uscite fuori da quando avevo 26 anni. Cioè, io prima non soffrivo di niente, io non sapevo niente, ansie, problemi alimentari. Io mi consideravo quasi perfetto, cioè non avevo nessun problema. Uscito di lì, me sono venute addosso di tutto. Di Ma ti tutto. posso fare una domanda? Ti intervisto io. Sì, Monica, che bello, mi intervistano. sì, faccio io. Sempre la diversa. Sì. Ma ogni tanto anche tu hai paura di questa cosa di essere distrutto? No, questo Non no. hai più quel concetto? Io ogni tanto ci penso. Questo ce l'avete più voi che ci siete nati e cresciuti. Cioè, io ogni tanto ho questa cosa, tanto verrò distrutta comunque perché sono una brutta persona. Guarda, ti posso dare un consiglio? Vai. Facciamo finta che esiste Geova, no? Ma se ci distrugge, ma che ce frega? Quello è vero, tanto morta per morta, dopo la morte non c'è Ma niente. tanto, cioè, ma chi Ci se sta. ne? A parte che non esiste, cioè nel senso, quel dio lì loro, già il nome è inventato, già il nome Ma è già io ho tutto un fatto una programma. scoperta sul nome di Dio che ho preso, mi sono venuti i brividi. Secondo i rabbini, il nome di Dio è stato nascosto per scaramanzia. Quindi il Sì. famoso tetragramma non è neanche il tetragramma vero, cioè, hai capito? E quindi è un sinonimo che veniva usato per questa cosa dei rabbini, perché il nome di Dio non veniva usato invano. E poi un'altra cosa, io mi chiamo Kezia, se vado a vivere all'estero, non è che mi chiamano Kizia.
io resto Kezia. Quindi anche quella di Bello. Geova, no? Geova in italiano, Geova di là, cioè, che già da lì. Sì, è un nome inventato. Ok, È un nome inventato. Io, Kezia, direi di basta. fermarci, anche se è stata un'intervista interessantissima. Fatto. E, tra l'altro, si è fatta anche l'ora, che mi sa che bisogna finire. Oddio! Papa, no, mio Eh Dio! sì, io Vabbè. veramente ti ringrazio di Grazie a essere te invece stata. per avermi ascoltato. Non è, cioè, so che non è facile parlare della propria esperienza in un video, e quindi io poi so benissimo che questo video qua aiuterà un sacco di persone a capire tante cose. Me lo Su questo auguro. ne sono sicuro. Spero di essere stata utile. Ma assolutamente, cioè, nella maniera più assoluta, veramente. Io ti ringrazio tantissimo. Mi chiameranno per leggere le carte allora. Qua è iniziato a piovere, abbiamo finito il video e è iniziato a piovere, sarà un segno. L'arcobaleno, come no, hai presente, Esatto. uscì dall'arca. Comunque, veramente, io, ecco, a dispetto di quello che ti hanno detto i testimoni di Geova, di tutti gli insulti che ti hanno fatto, io vorrei dire invece che sei una bellissima persona, Grazie. come tutte le altre persone che ho intervistato, e che a me sembra totalmente assurdo che persone come voi vengano in un certo senso emarginate, perché si stanno perdendo, a mio avviso, un mondo bellissimo. Cioè, è quello che mi fa rabbia a me. Perché io vedo uscire di lì persone bellissime, questo è il fatto. Non è che vedo uscire dei derelitti, dei delinquenti, spacciatori, criminali di ogni genere. Io vedo persone uscire di lì fantastiche. Tra l'altro, vorrei dire anche le mamme che escono di lì, che mi contattano, tirano sui figli in una maniera eccezionale. Cioè, io sono veramente, vorrei fare i complimenti soprattutto alle mamme, perché mi contattano tante, ci parlo con tante, e i figli lasciano la libertà che a loro gli è stata negata. Questa è una cosa bellissima. E quindi io penso che le tenebre che avete passato voi, in un certo senso, poi, se guardiamo il lato positivo, generano del bene dall'altra parte. Come stai facendo tu adesso, come sto facendo io, la nostra sofferenza è al servizio degli altri. E penso che questo sia il senso più grande che ci possiamo dare. Grazie, Kezia, Stai di facendo essere stato. commuovere allora Lo dopo. so, ma si vede che sei sensibile anche questa cosa qua. Non eri fatta per star lì dentro, nella maniera più assoluta. Mi dispiace aver perso tutti quegli anni, ma va bene così, dai, ne ho tanti altri. Si Sì, guarda il lato spera, positivo. si Guarda, spera. quello che puoi raccontare tu, poche persone, nel senso, tu hai fatto un'esperienza. Lo so che uno dice, tornassi indietro la rifarei, poi io ci sono stato dentro 2 anni e mezzo e io faccio presto a parlare, no? Però tu hai un punto di vista da un in un certo senso che pochi hanno. Perché tu puoi valutare le cose da persona che è stata schiacciata, che gli hanno tolto la libertà, e adesso vede le cose da un punto di vista più elevata. Ora, questa libertà che tu hai ha un senso decuplicato rispetto a una persona normale. Io ti dico che le persone del mondo danno per scontata la libertà. Noi Ci non la vediamo diamo per spesso. scontata, noi viviamo l'attimo. È Sì. questo che ci distingue da tanti. Almeno io Magari vivo l'attimo da quando sono uscito di lì. facciamo anche le cose con un po' più di saggezza. Sì. Ti dico, non tutti, eh. No, c'è con Però quelli le che persone che hanno la comunque sensibilità per capire la differenza di mettere a frutto l'esperienza negativa che c'è stato. Ecco, queste persone che hanno questa capacità che vedo in te al 100%, io, cioè, sono convinto che si vive l'attimo, si apprezza il secondo che passa,
la qualsiasi sensazione positiva si vive in una maniera che io ti dico, quando ero nel mondo io davo per scontata la libertà, adesso non più, adesso per me ogni attimo che passa è un mondo meraviglioso. Poi è chiaro che la sofferenza c'è, però anche quella lì la si vive sapendo che c'è con risolutezza, diciamo così. Va bene, grazie. Grazie di Grazie, cuore, grazie Sai. ancora. Ciao Sera, grazie. Appostatacci, grazie di averci seguito fino adesso e vi do un saluto al prossimo video. Grazie ancora, Kez, e grazie Grazie appostatacci. a te, ciao. Ciao.